Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi che è il 24 di giugno del 2021, noi stiamo leggendo il libro di Prima Samuele e durante questa giornata noi leggeremo capitolo 6 e capitolo 8, parola del nostro Signore. Abbiamo visto che Israele, che era lontano da Dio ancora una volta, addirittura il sommo sacerdote Eli e i suoi figli erano morti per la disobbedienza, per il peccato che era nella loro vita e all'interno del tabernacolo a Silo. Vediamo che cosa accade dopo che i filistei avevano preso l'arca del patto del Signore. Prima Samuele capitolo 6 versetto 1, parola del Signore. L'arca del Signore rimase nel paese dei filistei per 7 mesi. Poi i filistei chiamarono i sacerdoti e gli indovini e gli dissero: «Che faremo dell'arca del Signore? Insegnaci il modo di rimandarla al suo luogo». Quelli risposero: «Se rimandate l'arca del Dio di Israele, non la rimandate senza niente, ma fate un'offerta di riparazione. Allora guarirete e così saprete perché la sua mano non si è allontanata da voi». Essi chiesero: «Quale offerta di riparazione gli offriremo?» Quelli risposero: 5 emorroidi d'oro e 5 toppi d'oro, secondo il numero dei principi dei filistei, perché l'unico è stato il flagello che ha colpito voi e i vostri principi. Fate dunque delle riproduzioni delle vostre emorroidi e delle sculture dei topi che vi devastano il paese e date gloria al Dio di Israele. Forse Egli alleggerirà la sua mano da sopra di voi, da sopra i vostri dei e da sopra il vostro paese, perché dovreste indurire il vostro cuore come gli egiziani e il faraone indurirono il loro cuore. Dopo che egli ebbe manifestato contro di loro la sua potenza, gli egiziani non lasciarono forse partire gli israeliti. Fate dunque un carro nuovo e prendete 2 mucche che allattino e che non abbiano mai portato giogo. Attaccate al carro le mucche e riconducete nella stalla i loro vitelli. Poi prendete l'arca del Signore, mettetela sul carro, accanto ad essa mettete in una cassetta i lavori d'oro che presentate al Signore come offerta di riparazione, poi lasciatela andare. E state a vedere se sale per la via che conduce al suo paese, verso Bet-Semes, vuol dire che il Signore è colui che ha fatto questo grande male, se no sapremo che non ci ha colpito la sua mano, ma che questo è avvenuto per caso. Quelli dunque fecero così. Presero 2 mucche che allattavano, che le attaccarono al carro e chiusero nella stalla i vitelli. Poi misero sul carro l'arca del Signore e la cassetta con i topi d'oro e le riproduzioni delle emorroidi. Le mucche presero direttamente la via che conduce a Bet-Semes, seguirono sempre la medesima strada, mugendo mentre andavano e non piegarono a destra né a sinistra. I principi dei filistei le seguirono sino ai confini di Bet-Semes. Gli abitanti di Bet-Semes mietavano il grano nella valle. Alzando gli occhi, scorsero l'arca e si rallegrarono nel vederla. Il carro giunto al campo di Giosuè di Bet-Semes vi si fermò. C'era là una grossa pietra. Essi spaccarono i legni del carro e offrirono le mucche in olocausto al Signore. I leviti deposero l'arca del Signore e la cassetta che stava accanto contenente gli oggetti d'oro e misero ogni cosa sulla grossa pietra e in quello stesso giorno gli abitanti di Bet-Semes offrirono olocausto e presentarono sacrifici al Signore. I 5 principi dei filistei, veduto ciò, ritornarono il giorno stesso a Ecron. Questo è il numero delle emorroidi d'oro che i filistei presentarono al Signore come offerta di riparazione. Una
per Asdod, una per Gaza, una per Ascalon, una per Gat, una per Ecron. Dei topi d'oro ne offrirono tanti quanti erano le città dei Filistei, appartenenti ai cinque principi dalle fortezze ai villaggi di campagna, che si estendono fino alla grossa pietra sulla quale fu posata l'arca del Signore e che esiste ancora al giorno di oggi nel campo di Giosuè in Bet-Semita. Il Signore colpì gli abitanti di Bet-Semes perché avevano guardato dentro l'arca del Signore. Colpì 70 uomini fra i 50.000 del popolo. Il popolo fece cordoglio perché il Signore l'aveva colpito con un grande flagello. Quelli di Bet-Semes dissero: chi può resistere in presenza del Signore di questo Dio santo? E dove andrà l'arca partendo da noi? Allora spedirono dei messaggeri agli abitanti di Kiriat Yearim per dire loro: i Filistei hanno ricondotto l'arca del Signore. Scendete e portatela presso di voi. Parola del nostro Signore. Leggiamo ancora 1 Samuele capitolo 7. Quelli di Kiriat Yearim vennero a prendere l'arca del Signore e la portarono in casa di Abinadab sulla collina e consacrarono suo figlio Eleazar perché custodisse l'arca del Signore. Da giorno che l'arca era stata collocata a Kiriat Yearim era passato molto tempo. 20 anni erano trascorsi e tutta la casa di Israele si alzò lamenti verso il Signore. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse: se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo. Allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei. Così i figli di Israele tolsero via gli idoli di Baal e di Astarte e servirono il Signore soltanto. Poi Samuele disse: radunate tutto Israele a Mispa e io pregherò il Signore per voi. Ed essi si radunarono a Mispa, attinsero dell'acqua, la sparsero davanti al Signore, digiunarono in quel giorno e dissero: abbiamo peccato contro il Signore. E Samuele fu giudice dei figli di Israele a Mispa. I Filistei seppero che i figli di Israele si erano radunati a Mispa e i loro principi salirono contro Israele. I principi di Israele lo seppero, ebbero paura dei Filistei e dissero a Samuele: non cessare di pregare per noi, il Signore nostro Dio, affinché ci liberi dalle mani dei Filistei. Samuele prese un agnello da latte e lo offrì intero in olocausto al Signore. E gridò al Signore per Israele e il Signore l'esaudì. Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si avvicinarono per assalire Israele, ma il Signore in quel giorno fece ribombare dei tuoni con gran fragore contro i Filistei e li mise in rotta, tanto che essi furono sconfitti davanti a Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mispa, inseguirono i Filistei e li batterono fin sotto Bet-Car. Allora Samuele prese una pietra e la pose tra Mispa e Sen, e la chiamò Eben-Ezer e disse: fino qui il Signore ci ha soccorsi. I Filistei furono umiliati e non tornarono più a invadere il territorio di Israele, e la mano del Signore fu contro i Filistei per tutto il tempo di Samuele. Le città che i Filistei avevano prese a Israele tornarono a Israele, da Ecron fino a Gat. Israele liberò il loro territorio dalle mani dei Filistei. Ci fu pace anche fra Israele e gli Amorrei. Samuele fu giudice di Israele per tutto il tempo della sua vita. Egli andava ogni anno a fare il giro di Betel, di Gilgal e di Mispa ed esercitava la funzione di giudice di Israele in tutti quei luoghi. Poi tornava a Rama, dove abitava. Là giudicava Israele e là costruì un altare al Signore. Parola del nostro Signore.
Ora leggeremo ancora durante questa puntata, 1 Samuele capitolo 8, parola del nostro Dio. Quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici d'Israele. Suo figlio primogenito si chiamava Ioel e il secondo Abia. Essi esercitavano la funzione di giudici a Beer-Seba. I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e andarono da Samuele a Rama per dirgli: ecco, sei ormai vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme. Stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia come lo hanno tutte le nazioni. A Samuele dispiacque questa frase: dacci un re che amministri la giustizia in mezzo a noi. Perciò Samuele pregò il Signore. Allora il Signore disse a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quel che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. Agiscono con te come hanno sempre agito dal giorno che li fece salire dall'Egitto fino a oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. Ora dunque dà ascolto alla loro voce. Abbi cura però di avvertirli solennemente e di fare loro conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli domandava un re. Disse: questo sarà il modo di agire del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figli e metterà sui carri e fra i suoi cavalieri e dovranno correre davanti al suo carro. Ne farà dei capitani di migliaia e dei capitani di cinquantine. Li metterà ad arare le sue terre e a mietere i suoi campi, a fabbricare i suoi ordigni di guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà le vostre figlie per farsene delle profumerie e cuoche e delle fornaie. Prenderà i vostri campi e le vostre figlie, i vostri miglior ulivetti, per darli ai suoi servitori. Prenderà la decima delle vostre sementi e delle vostre vigne, per darla ai suoi eunuchi e ai suoi servitori. Prenderà i vostri servi e le vostre serve, il fiore della vostra gioventù e i vostri asini, per adoperarli nei suoi lavori. Prenderà la decima delle vostre greggi e voi sarete i suoi schiavi. Allora griderete a causa del re che vi sarete scelto, ma in quel giorno il Signore non vi risponderà. Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse: no, ci sarà un re su di noi. Anche noi saremo come tutte le nazioni. Il nostro re condurrà le nostre guerre. Samuele, udite queste parole del popolo, le riferì al Signore. E il Signore disse a Samuele: dà ascolto alla voce, fa regnare su di loro un re. Samuele disse agli uomini di Israele: ognuno ritorni alla sua città. Parola del nostro Signore. Quindi noi ringraziamo Dio per un'altra puntata in cui noi abbiamo di nuovo letto la parola di Dio. Israele che aveva chiesto molto fortemente un re. Questo non era la volontà di Dio, perché un re già avevano. Dio eterno, sempre re del suo popolo, ma qui Israele voleva seguire le usanze delle altre nazioni. Io ti aspetto domani per capire che cosa accadrà in 1 Samuele, perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme.